Amici di Riviera 24, a tutti ben ritrovati, buonasera. Siamo alle porte con una piccola linea di instabilità che potrà dare qualche nuvola, una leggerissima instabilità domani, mercoledì. Poi già da giovedì, piano piano, la massa d'aria diventerà nuovamente più stabile. Da venerdì potremo di nuovo dire di essere in regime anticiclonico. Altro antipasto dell'estate. Vediamo la situazione. Questa è una cartina per domani, mercoledì, all'ora di pranzo. Io vi invito a prendere in considerazione questa strana forma dell'anticiclone che vedete. Comunque, anticiclone non porta bene, ma dobbiamo più che altro guardare questa bassa sul Gargano, perché invia delle correnti piuttosto fresche in quota fino sulla Liguria, vedete, questo potrà generare quella piccola instabilità di cui vi parlavo prima. Però tutto si sposterà verso est da giovedì in giornata e da venerdì perfette condizioni di alta pressione. Quindi previsione per questa sera e questa notte è di un cielo sereno o poco nuvoloso. Domani all'alba tentativo di aumento della nuvolosità sulla costa, qualche nuvola in più ci sarà, però le nuvole diventeranno un pochino preponderanti nel pomeriggio, soprattutto nell'interno, ci saranno delle precipitazioni, magari qualcosetta in giornata potrebbe anche sconfinare su brevi tratti di costa. Vento praticamente zero o le brezze, mare quasi calmo o poco mosso, temperature più o meno stazionarie, direi le minime di domani mattina sulla costa fra 16 e 18 gradi, le massime di domani pomeriggio tra 21 e 23. Ora vediamo giovedì. Una residua instabilità del pomeriggio, senz'altro nell'entroterra, potrà ancora lievemente interessare la costa, però la mattinata di giovedì sarà soleggiata. Temperature in lieve calo, perderemo un grado, quindi poco, venti deboli e la visibilità buona. Da venerdì in poi, sereno o poco nuvoloso, solo nuvolamenti del pomeriggio in montagna, temperature in aumento. Io dico che le minime notturne sulla costa fra 18 e 20 gradi e anche la massima del pomeriggio andrà dietro, quindi si assesterà fra 23 e 25 gradi, tenuto conto che anche aumenterà la temperatura del mare, che se adesso è a 20 gradi potrà arrivare anche a 21-22 a fine periodo. È tutto, grazie per l'attenzione e buonasera.